Vediamo ora come migliorare la nostra area riservata dopo la prova fatta con Members attraverso l'introduzione di un modulino d'accesso inserito in una pagina particolare, quella dell'area riservata stessa, facendo in modo che una volta che l'utente si registra vada direttamente alla pagina e non al profilo di amministrazione. Per fare questo necessitiamo di un nuovo plugin che ho già installato e attivato che si chiama Login with Ajax. Vediamo un po' come funziona. Andiamo in bacheca e vedete che tra i plugin presenti, vediamo prima l'elenco dei plugin, abbiamo questo Login with Ajax. Vedete che attualmente è la versione 3.0.4. Nel momento in cui il plugin viene attivato, compare all'interno del menu Impostazioni. Vediamo un po' quali voci andiamo a configurare. Quella che noi interessa particolarmente è la seconda, Redirection Settings, dove c'è la possibilità di specificare l'URL verso cui mandare l'utente dopo il login e l'URL verso cui voglio mandare l'utente dopo il logout. Prima di compilare queste due parti, andiamo a vedere un po' quello che abbiamo fatto in precedenza. In precedenza noi abbiamo creato all'interno della pagina Docenti una sottopagina Area riservata. A quest'area riservata si accede soltanto nel momento in cui o si è amministratori, infatti in questo caso avete visto io ho avuto accesso, oppure si è profilati come docenti. Perché con l'installazione precedente di Members noi abbiamo avuto la possibilità di creare un nuovo ruolo che ci ha consentito di aggiungere dei permessi al contenuto e vedete che qui è soltanto spuntata la voce docente, quindi al di là dell'amministratore che può sempre tutto, ecco che noi abbiamo anche il profilo docente che accede a questa pagina. Vediamo un'altra cosa prima di valutarne e di verificarne il funzionamento. Tra gli utenti noi abbiamo inserito tre utenti distinti. Uno è l'amministratore, un altro l'utente Alberto con ruolo docente e l'altro l'utente Albertus con ruolo autore. Adesso noi che cosa ci proponiamo? Che al di là dell'amministratore, tutte le persone a cui è stato assegnato il ruolo docenti possono accedere alla loro area riservata facendo il login nella barra laterale senza accedere al proprio profilo. Ecco, ritorniamo un attimo al nostro sito in modalità di visualizzazione e facciamo una cosa, andiamo su docenti e clicchiamo su area riservata. E andiamo a copiarci questo link. Perché ce lo copiamo? Perché questo sarà proprio la pagina sia di ingresso che di uscita. Allora ritorniamo in bacheca, andiamo in impostazioni login with Ajax e inseriamo questi redirection settings che vedete sono suddivisi per ruoli. In corrispondenza di docenti mettiamo questo percorso sia per il ridirezionamento dopo il login e anche dopo il logout. Poi dopo noi possiamo anche andare a diciamo personalizzare i settings di notificazione nel caso in cui uno perda la password o altro. Vabbè, qui si tratta poi di configurazioni aggiuntive che lascio a voi anche come traduzione in lingua italiana. Adesso noi ci accontentiamo di vedere il funzionamento. Ecco, in questo modo noi abbiamo creato, no, gli indirizzamenti che ci interessavano. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare quel login d'accesso. Il login noi lo creiamo attraverso aspetto widget. Andiamo a cercarci nei widget login with Ajax, che ovviamente è presente soltanto nel momento in cui il plugin è stato attivato, e lo aggiungiamo alla barra laterale 2. Non mostriamo il link del profilo, è libera se mettere registrazione attraverso Ajax o meno, e soprattutto mettiamo il widget logic. Cioè noi vogliamo che questa maschera sia presente in una pagina particolare. In quale pagina? Adesso non la ricordo più e quindi
un attimo che vado a ricercarla. Erin Alardiz, info corso, andiamo a vedere che non me la ricordo. Il nome della pagina area riservata. Il nome della pagina area riservata, vediamo un po', si chiama area riservata docenti. Eccola qua. Questo è il nome che va inserito tra i due apici. Andiamo qua, eccola qua. Apice, area riservata docenti, apice di chiusura, parentesi tonde di chiusura, salva widget. Perfetto. Bene, andiamo a vedere adesso che cosa è capitato e per fare questo andiamo prima a toglierci dal pannello di amministrazione, non siamo più amministratori. E andiamo a navigare il nostro sito quindi come utenti generici, con l'intenzione di andare alla pagina docenti per vedere che cosa è capitato nella nostra area riservata che avevamo creato precedentemente. Vedete, ci clicchiamo e dice: mi spiace, tu non hai permessi per vedere questo contenuto. Questo era il vecchio messaggio che c'era già quando noi avevamo installato Members, però notate qui c'è un collegati, nome utente, password, al di là del fatto che poi col foglio di stile andiamo un po' a rimpicciolire questi caratteri che sono un po' troppo grandi, andiamo a collegarci con un nome di fantasia, uno inesistente, facciamo Giovanni e mettiamo qua una password qualsiasi, collegati, e mi dice no, utente non valido, quindi vedete un utente qualsiasi non entra. Proviamo allora adesso a entrare invece non come utente docente ma come con quell'Albertus che era sì un utente registrato però non era profilato come docente, e vi metto la password giusta, non è che apposta sbaglio password per non farlo funzionare. Ha avuto successo, infatti Albertus è entrato. Perché? Perché evidentemente è stato riconosciuto come uno degli utenti, però vedete non può fare niente perché la pagina non la vede in quanto non è profilato come docente, quindi non può fare altro che uscire, nel senso non ha un accesso a queste pagine protette. Benissimo. Effettuato il logout, allora adesso, visto che non può lui, vediamo se almeno può quel Alberto che invece era stato associato al profilo docente. È l'ultima possibilità, vediamo. Gli mettiamo il suo nome utente e la sua password, proviamo a collegarci, ha avuto successo e vedete che è apparsa, è scomparso quel testo di non diciamo accesso, e il testo area riservata è esattamente il testo che noi avevamo inserito a suo tempo, e quindi vedete che può navigare tranquillamente. Ovviamente se noi volessimo poi qua metterci delle sottopagine le possiamo fare, quello che importa è che siano anch'esse con il segno di spunta docente come permessi, in modo che soltanto le persone associate al profilo docenti ci possano accedere.